Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Storie dal Vecchio Mondo. Questa volta, sempre nel tetro oscuro universo di Warhammer 40.000, tratteremo di un episodio estremamente curioso che pochi si ricordano. Tutti voi ricordate sicuramente dell'eresia di Horus, del grande conflitto che ha sconvolto l'impero, l'Imperium dell'Uomo, e che ha messo l'uno contro l'altro gli Space Marine contro altri Space Marine. L'eresia di Horus facilmente era capitanata da Horus, che era il figlio prediletto dell'imperatore, comandante della 16ª legione delle legioni Astartes, i lupi della luna, che diventeranno poi i figli di Horus, che diventeranno poi la legione nera. Quello che vi racconterò in questa puntata però è un episodio molto particolare, perché se noi siamo sempre stati abituati a vedere l'imperatore ed Horus contrapposti a acerrimi nemici, io vi racconterò di un episodio in cui l'imperatore ed Horus combatterono e vinsero contro un nemico comune spalla a spalla come padre e figlio. Accadde che sul pianeta Gorro, infestato dagli orchi, tre legioni di Space Marine stavano avendo la peggio contro un enorme esercito di orchi. Gli orchi sono creature spaziali che crogiolano nella guerra, e quindi avere a che fare con avversari sovrumani come gli Space Marine rappresentava per loro un punto di orgoglio. E gli orchi che abitavano il pianeta Gorro, che aveva accesso ad antiche tecnologie, probabilmente di un'era dimenticata, erano molto grandi e molto desiderosi di mettersi alla prova contro gli Space Marine. Tanto che attaccarono le flotte imperiali non appena queste apparvero nel loro spazio. Se non che Horus, che era il comandante in capo della spedizione, il primus inter pares, il primo figlio dell'imperatore, stava pianificando l'invasione quando, sulla sua nave, si teletrasportarono l'Adeptus Custodes e il Signore dell'Umanità in persona. L'imperatore decise, in quell'occasione, di combattere con il suo figlio contro questo nemico. Aveva capito che qualcosa non quadrava in quel sistema di orchi e quindi prese le redini della situazione e insieme ad Horus organizzarono un attacco molto temerario per tagliare la testa al serpente, ossia teletrasportarsi nell'enclave degli orchi più forte, più numerosa e annientarla spazzando via tutti i capi. L'idea piacque tantissimo al giovane Horus e insieme partirono all'attacco. Da un lato c'era l'imperatore e i suoi Adeptus Custodes, quindi il meglio degli Space Marine, dall'altro Horus Lupercal, i suoi Terminator dei Justerin, capitati da un altro personaggio molto importante, ossia Ezekiel Abaddon, capitano della prima compagnia, che molti di voi ricorderanno 10.000 anni dopo col suo nome più famoso, Abaddon il Distruttore. Ma questa è un'altra storia. Si catapultarono al centro di questo pianeta e con un enorme dispendio di energie e di forze riuscirono a mettere all'angolo i capi orchi che guidavano quel pianeta. Se non che un'enorme esplosione warp tramortì l'imperatore. Praticamente l'imperatore cadde a terra e in quel momento la storia dell'umanità, la storia della grande crociata, poteva finire lì in quel momento. Quando loro, il capo dell'enclave del pianeta, si avvicinò all'imperatore e provò a strangolarlo con il suo artiglio, l'imperatore stava per morire. Solo l'intervento di Horus, che, probabilmente rimpiangendo quel gesto fatto tanti anni prima, si lanciò al salvataggio dell'imperatore troncando il braccio dell'orco. In quel momento l'imperatore fu salvato dal suo figlio prediletto e l'invasione del pianeta Gorro ebbe finalmente termine, con gli orchi che poi, persi i loro comandanti, divennero facile preda dei guerrieri di ferro e degli ultramarini che appoggiavano i lupi della luna nell'inseguimento degli orchi distrutti, se non che l'imperatore alla fine di quella battaglia annunciò ad Horus che quello che loro avevano conquistato non era il mondo più forte, ma l'ultima delle periferie di un enorme impero orchesco che occupava gran parte della fascia orientale della galassia. Quel mondo, quell'impero di orchi, venne conosciuto e passò alla storia come l'impero di Ullanor, che portò poi Horus alla conquista, anticipo un attimo la fine, che portò alla conquista, una volta che Horus conquistò quel sistema solare, alla sua proclamazione come signore della guerra e comandante di tutte le forze imperiali. Esiste un altro piccolo raccontino interessante legato a questo episodio. Prima che l'imperatore venisse tramortito, la sua guardia del corpo venne sparpagliata lungo tutta la caverna dove si riunivano gli orchi. E in particolare un giovane capitano dei lupi della luna, Abaddon, rimase tramortito e prossimo alla morte. Abaddon è il più grande oggi e il più grande nemico dell'imperatore, e in quel momento l'imperatore si frappose tra lui e la morte e salvò il primo capitano di Horus da morte certa.
quindi come corsi e ricorsi storici, Abaddon che poi flagellerà l'Imperium è stato salvato dall'Imperatore, e l'Imperatore che dal punto di vista dei caotici rappresenta più o meno l'antitesi di tutto quello che è caotico, venne salvato addirittura poi dalla loro più importante pedina. Questo per far capire come è vasto e variegato l'universo di Warhammer 40.000, che riserva tutte queste chicche, tutti questi episodi che vale la pena, sebbene in pillole, raccontare e farvi conoscere. Se il video vi è piaciuto, fatecelo sapere. Se volete qualche altra chicca sulle rese di Horus, piuttosto che sul mondo di Warhammer Fantasy, piuttosto che sul Signore degli Anelli, fatecelo sapere commentando sotto qui nel video, e in poche pillole, da pochi minuti, vi racconterò quelle che sono le piccole curiosità che rendono affascinante l'universo di Swatch. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata!